Sala Frate Antonio Diavola gremita per l'inaugurazione sabato scorso della mostra organizzata dal gruppo Versus Contemporanea, che resterà aperta fino al 30 luglio. A fare gli onori di casa il sindaco Diavola Luca Cannata e l'assessore comunale alle politiche sportive e artistiche Sebbi Baccio. Dopo il successo della recente mostra al Palazzo del Governo di Siracusa, il gruppo si è presentato quindi al pubblico avolese proprio in occasione della festa della patrona Santa Venera. Anche questo evento, patrocinato dal Comune di Avola, è stato curato dal critico d'arte Raimondo Ramondi e dalla professoressa Giovanna Trefiletti, che hanno presentato di fronte ad un attento e incuriosito uditorio le opere degli artisti, pittori, fotografi e scultori provenienti dalle province di Catania e di Siracusa. Il nostro obiettivo è proprio quello di far conoscere il gruppo Versus Arte Contemporanea un po' in tutta la Sicilia, chissà, prima o poi ci sposteremo anche dalla Sicilia. Sì, come dicevi appunto tu, si tratta di un gruppo variegato, quindi abbiamo diverse tipologie d'arte, dalla fotografia all'arte concettuale, alla pittura, quindi alla pittura d'olio, pittura in acrilico, insomma c'è di tutto in effetti, alla scultura, ecco, non vogliamo dimenticare. Poi abbiamo una scultura qui dietro del nostro scultore Giovanni D'Amico, fantastico. E quindi sì, il nostro obiettivo è proprio questo, di creare un gruppo molto variegato che possa appunto spostarsi. Ecco, il senso di questa esposizione, ecco, lo chiedo a lei perché ho letto una sua bella frase sul manifesto programmatico, ecco, quindi lo faccio dire a lei. Allora, intanto il gruppo è già nato, non è che lo stiamo promuovendo stasera, cioè è un gruppo che è già nato, che ha avuto il suo rodaggio, che ha fatto una bellissima mostra a Siracusa, adesso stiamo facendo questa in questo splendido ambiente avolese e poi ci sarà un'altra mostra a Noto subito dopo e un intervento che noi faremo in una collettiva a Castelmola sopra Taormina. E la cosa essenziale del gruppo è quella della sinergia, cioè ognuno di noi è un mattone, è una pietra con cui poi si può formare la montagna. La montagna è data dal gruppo che si muove, ha delle possibilità indubbiamente di interferire l'un con l'altro, ma in senso positivo, non copiandosi, ma semplicemente esprimendo ognuno di noi la propria individualità, che poi diventa discorso di gruppo attraverso la condivisione di determinati principi, valori, non solo artistici, ma direi anche umani e morali, eccetera. Beh, ma innanzitutto un ringraziamento quindi va a questi artisti, perché tanto ci regalano emozioni, guardare anche le loro opere d'arte ci aiuta a vivere meglio, ma soprattutto nel ricordo, nella memoria, a vivere sensazioni che nella quotidianità alle volte ci toglie. E come scriveva anche uno di loro, l'arte è la capacità di rendere testimonianza di quello che è il proprio vivere, di lasciare qualcosa sulla terra. E quindi io non posso che ringraziare loro, anche perché in questi momenti di politica e di quotidianità costante questo ci aiuta anche a distrarci, e quindi io li ringrazio anche perché così oggi sto gustandomi queste loro opere e quindi mi aiutano anche a ritrovare quella che è una coscienza critica che noi tutti i giorni dobbiamo ricercare. È da circa 37 anni che faccio attività artistica in tutta Italia, in tutta Europa, conoscendo diversi artisti, diversi anche curatori e critici d'arte. Si può dire che è cresciuto insieme all'arte, si può dire, no? Ecco, oggi qui per questo importante appuntamento ad Avola, Mostra Versus. Sì, sono qui grazie a Giovanna Trefiletti e a Raimondo Di Raimondo. Versus contro, proprio con questo gruppo cerchiamo di portare la sicilianità anche nel mondo, oltre qua. E abbiamo diverse iniziative che affronteremo più avanti. Quest'opera nasce da un progetto di urbanistica per il centro storico di Adrano, per il chiostro che c'è in Piazza Mercato, e doveva divenire una nuova pavimentazione che doveva in qualche modo rivestire proprio il centro storico, creando tutto un mosaico particolare, ispirandomi proprio ai concetti un po' mosaicali del Medioevo e bizantini, però anche arabi, vista la nostra cultura. E ad un certo punto però questa cosa invece mi viene fuori dal chiostro, che era il chiostro destinato alla Piazza Mercato, dove veniva praticamente venduto il pesce vivo, e dalle squame del pesce, da questa costruzione frattale, nasce la mia nuova creazione frattale, praticamente, che è questa qui,
che nasce con questo progetto proprio di una maglia geometrica che si trasforma in un concetto anche di tessere mosaicali e anche in disegni che hanno tutti sempre un disegno variegato che diventa sempre diverso, che può diventare composito con un sistema anche parietale e anche con un sistema di pavimento e anche su tessuti coordinati, o addirittura trasformarsi in vetrate artistiche o ancora in qualsiasi altra forma, addirittura si potrebbero estrudere e diventare praticamente addirittura anche un incastro di maglia geometrica di una città fantastica che diventa con le sue stesse forme praticamente il luogo dove abitare, più il luogo dove dentro possiamo trasformare con tutto il sistema coordinato, e quindi proprio una specie di mini crosmo architettonico artistico fantastico. È un'opera che adesso da qualche anno, ormai dal 2003, che è presente al Museo Emilio Greco. Ed è praticamente però sotto un'altra forma, incastonata in quello che era praticamente l'originale dell'albero che l'aveva ospitata, invece in una posizione quasi lunare sospesa in una stanza del museo che mi era stata destinata per poterla allestire con la mia installazione. In questa stanza vi era un albero di limoni vero, che adesso è comunque al Museo Emilio Greco in forma di scultura perché purtroppo, ahimè, è morto, però non è ancora vivo perché si è ritrasformato in una forma scultorea per quello che forse era nato, per lanciare un messaggio d'arte che è quello che io voglio comunicare, che è la natura come forma d'arte tra le più alte che si possa già ritrovare nella nostra vita, non nella natura, ma nella nostra vita, perché anche noi siamo natura connessa alla natura.